Nuovo format! Che sì, lo so che in teoria ne sto aprendo 350 sul canale, ma ragazzi, innovazione, innovazione, io voglio l'innovazione. Non mi interessa se ho altri format, li riprenderò dopo, io registro quello che mi viene in mente, quindi in sostanza vi attaccate. No vabbè, comunque a parte gli scherzi, avevo voglia sinceramente di fare questa tipologia di video. Ogni volta che mi viene voglia di fare un video determinato lo faccio. E tipo gli altri format li riprenderò dopo. Prima o poi li riprendo. Tipo il What If l'ho ripreso. Dopo 3 anni però l'ho ripreso. Quindi abbiate fiducia, abbiate fiducia. Comunque, qual è l'idea di base di questo format, ragazzi? Come potete vedere sono in facecam, cosa che di solito non succede mai quando devo fare questo genere di video. Volevo semplicemente prendere un tema qualsiasi del mondo Pokémon, nel caso del primo video di questo format, ossia questo, dovrebbe essere il personaggio peggiore dei giochi Pokémon, e parlarvene. Così sfrontatamente, in faccia, dire tutto quello che penso attraverso una facecam e fare finalmente un video semplice, un po' più semplice del solito. Prima di iniziare con questo video, però, ragazzi, qualche piccolo disclaimer. I personaggi che andrò a trattare sono quelli principali. Per personaggi principali intendo i rivali, i capi del team malvagi, gente come Eugenius, insomma, tutti quei personaggi che partecipano in maniera attiva alla trama, escludendo i personaggi giocanti che ovviamente non hanno nessun tipo di caratterizzazione particolare o simili, essendo noi stessi. Quindi, insomma, potete capire che l'atteggiamento del personaggio giocante cambia da giocatore a giocatore e non avrebbe senso inserirlo in questa classifica. Detto ciò, possiamo iniziare subito senza perderci in ulteriori chiacchiere, visto che siamo già a tantissimi minuti. Ragazzi, quello che per me è il personaggio peggiore dei giochi Pokémon è Vera, Vera ragazzi, che schifo. Allora, premetto che cercherò di utilizzare dei parametri oggettivi per una volta per analizzare i personaggi. Ragazzi, Vera è un personaggio inutile. È inutile, è il personaggio più piatto che esista. E non nel senso che probabilmente avete inteso, nel senso che è letteralmente non ha una caratterizzazione. Cioè, non ha nulla di particolare. Se tu prendi, tu che mi stai guardando, prendi Vera, dal gioco la togli. La togli. Te ne accorgi? Non te ne accorgi, perché non ha nulla. Alla trama non serve a nulla, arriva sempre in ritardo. È veramente la cosa più inutile. Non ha caratterizzazione, cioè non è che ha qualcosa da dare alla trama, qualche storia particolare. No, 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 no. Lei è raccomandata perché c'è il padre, è raccomandatissima. Prende parte e arriva alla fine del viaggio che la ritrovi. E ciao, Creepy. È veramente, è un personaggio vuoto. È proprio vuoto dentro, non ha un'anima. Non ha nulla da dare al gioco, non ha nulla da ricevere. Io sinceramente penso sia il peggiore. Che poi, ripeto, questi sono secondo me parametri oggettivi. Se io volessi andare di soggettivazione, cioè ci sono mille personaggi che odio, molto più di Tierno, Tierno, parliamone, Tierno, Tierno, Tierno. Cioè, Tierno è un ragazzo che balla. È un ragazzo che balla. Che per quanto a me faccia schifo un ragazzo che balla e che allo stesso tempo allena Pokémon, che continua a usare strampadanza, che fa schifo in generale. Ragazzi, Tierno, che ci piaccia o no, è caratterizzato. Male per quanto mi riguarda. Ma un minimo di caratteri. Belle. Non parliamo di Belle. Sapete quanto la odio? Ho fatto due Crazy Lock alla quinta generazione e mi veniva voglia di tagliarmi la carotide per Belle. Ma ragazzi, Belle è, Dio mio, se non è ben caratterizzata Belle. È un personaggio che parte da casa sua convinta di iniziare un viaggio come allenatrice Pokémon e si accorge ad un certo punto che non è in grado, che le manca qualcosa, cambia totalmente visione e per questo inizia a fare l'assistente della professoressa Ralia, trovando la sua vera vocazione. Comor stesso discorso. Comor, per quanto sia assillante, ragazzi, parte convinto di diventare migliore, con delle convinzioni che si vanno a sgretolare, ha qualcosa da dare al gioco, ha qualcosa da dare al giocatore, ha qualcosa da dare alla trama. Vera, tutto ciò non ce l'ha minimamente. Anche uscendo dai rivali, prendiamo boss malvagi per dire, Max e Ivan, due a caso. Max e Ivan non sono dei boss spettacolari, secondo me potrebbero essere i peggiori, anzi. Però Max e Ivan partono con delle convinzioni che sono buone.
e arrivano alla fine a capire che le loro buone convinzioni stanno provocando qualcosa di veramente incredibile, stanno provocando l'apocalisse. Insomma, si accorgono di aver sbagliato. La cosa è tirata, perché effettivamente pensare di distruggere tutta l'acqua non è geniale. Però la cosa c'è caratterizzazione, sono personaggi che possono dare qualcosa. Secondo me, ragazzi, il fatto che Pokémon sia un gioco per bambini dovrebbe implicare che i personaggi abbiano una caratterizzazione tale per la quale i bambini stessi possono identificare se stessi in un personaggio, piuttosto che identificare il loro amichetto in un altro, piuttosto che identificare chiunque in un personaggio. Ora mi chiedo, chi identifica Vera in qualcuno? È un personaggio che non fa nulla assolutamente nella trama, come non ha nulla da dare alla trama. E non riesco a capacitarmi di come Game Freak non le abbia dato un minimo di caratterizzazione. L'unico accenno di caratterizzazione che Vera ha è nei remake, ed è quando molla una friendzone colossale a Brandon, che veramente secondo me quello lì è ancora nell'angolino a piangere, a distruggersi l'anima. Però oltre a quello, ragazzi, non riesco a trovare sinceramente un momento nella trama in cui Vera abbia uno sblocco, un input, un qualcosa, non lo so, nulla, rimane sempre la stessa per tutta la trama. Quando arrivi alla Lega scompare. Meno male che c'è Lino in terza gen, perché se non ci fosse davvero Lino, ragazzi, non avremmo un rivale. Io Vera non la considero rivale. Sembra un personaggio tipo Lucinda e Setra, che non hanno neanche i Pokémon tra un attimo, non le affronti mai. Ed io Lucinda e Setra non le ho considerate, perché non sono personaggi che partecipano attivamente alla trama. Secondo me Vera poteva tranquillamente andare insieme a quelle due lì. Non ha un senso. Detto ciò, ragazzi, io so che con questo video mi sarò tirato contro l'intera fanbase della terza generazione. Sappiate che comunque io parlavo del videogioco e nell'anime probabilmente, ora non ricordo benissimo, ma nell'anime Vera è totalmente diversa. Parlando solo del gioco, Vera, secondo me, oggettivamente, che è un po' un controsenso, ma secondo me, da un punto di vista oggettivo, è il peggior personaggio dei giochi. Fatemi sapere nei commenti, sempre in maniera comunque relativamente gentile, cosa ne pensate, e se avete qualche altro personaggio che per dei vostri motivi o per dei motivi oggettivi per voi è il peggiore. Detto ciò, io spero che questo nuovo format vi piaccia. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle mie attività al di fuori di YouTube, e premete la campanella in alto a destra per ricevere i feed del canale. La facecam penso sia migliorata molto, visto che ho cambiato dei parametri, e dopo questa informazione inutile noi ci becchiamo in un prossimo video.